Buongiorno, è per noi un vero piacere oggi poter ospitare la dottoressa Margherita Girino, presidente dell'AIOS, e direttamente dalla Spagna i coniugi Vonzani che hanno ideato e inventato una piattaforma che si chiama Gira Scuola. Tramite l'AIOS abbiamo appunto colto questa opportunità, cioè quella di sostenere, di far decollare un'iniziativa che permetta alle famiglie e ai ragazzi di poter scambiarsi i libri scolastici e quindi avere un minore impatto su quello che sono i bilanci familiari, oltre che alla conseguenza di ridurre quello che è l'impatto dello scarto che oggi avviene regolarmente quando i libri di testo rimangono per anni negli scaffali delle case. Ora, il sistema, questa piattaforma che poi ci spiegheranno bene i coniugi Vonanni, ha questo scopo e io vorrei proprio chiedere a Margherita Gerino, dottoressa, che ringraziamo come amministrazione, di dirci qual è il motivo che l'ha spinta a sostenere questo progetto. Beh, diciamo che il razionale di questa startup mi sembra abbastanza chiaro e condivisibile, perché rendere il più fruibile possibile il diritto allo studio è un principio molto molto valido e molto importante, perché laddove esiste cultura, laddove esiste formazione, esiste anche maturità sociale, e questo ci ha indotti a perseguire una collaborazione con gli amici lombardi sulla attuazione di questa startup, tenendo conto del fatto che in realtà i libri di testo spesso e volentieri nell'arco di un anno cambiano la copertina, cambiano qualche foto, ma sostanzialmente il testo è poco modificato. Quindi questo induce a pensare che la possibilità di ridurre il più possibile l'impatto economico della scuola sulle famiglie, che sappiamo essere in difficoltà negli ultimi tempi, è un punto di vista molto importante. A parte l'attuazione di un indirizzo dell'AIOS International, che è quello di collaborare proprio con le scuole a realizzare progetti che facilitino il diritto allo studio, c'è un po' così un sentire personale mio personale e dei miei consorci Lions di rendersi disponibili a quelle iniziative che favoriscano la maturazione sociale. Per questo motivo ci sembra importante che la disponibilità a partecipare a una startup non strettamente piemontese, ma addirittura lombarda, vuol dire che allarghiamo un pochino il ventaglio dei nostri rapporti sociali, e questo è molto importante. Almeno lo riteniamo dal nostro punto di vista importante. Quindi ringraziamo il Comune di Casale che ci ha offerto questa possibilità. Ringraziamo soprattutto i coniugi lombardi che ci aprono un ventaglio di iniziative importanti, e quindi ben venga un'iniziativa di questo genere a cui noi come Lions Casale Host in primis, ma probabilmente tutti i Lions della zona intendiamo collaborare proprio nell'ottica di perseguire un obiettivo dell'Lions International. Direi che se i coniugi sono d'accordo, magari poteste dare due informazioni in modo che anche la stampa che ascolta possa recepire il contenuto della vostra idea, della vostra proposta. Certo, allora innanzitutto buongiorno a tutti, ringraziamo l'amministrazione di Casale
Natale comprato per avere aderito a una chiesa di vita Grino Lions Internazionale per aver contribuito alla possibilità di renderlo ufficiale. E una scuola nasce da me e Nicola, che è precisamente Roberta e Nicola, due genitori come tanti altri, sono nati appunto, dalla provincia di Bergamo, con due figli adolescenti che da un'esigenza nostra, che non hanno mai una famiglia italiana, con un inglese economico quotidiano, soprattutto in ambito scolastico, ha deciso di cercare di trovare una soluzione per il risparmio. Da lì nasce l'idea di creare una scuola, una rete, una comunità, diciamo, dove i comuni che aderiscono creano una rete di collegamento tra i cittadini per allontanare il chilometro zero di tutto ciò che riguarda la filiera scolastica, inteso dai tempi scolastici per l'appunto, a tutto il materiale che parte dalle scuole dell'infanzia e arriva addirittura all'università. Cosa abbiamo creato? Abbiamo creato una piattaforma dove ogni comune aderente ha una propria pagina dedicata. In questa pagina dedicata vengono inseriti tutti gli istituti presenti in quel territorio, dove vengono compilate tutte le scuole, con le classi, le direzioni, l'elenco dei libri adottati con ogni classe, perché è difficilissimo il libro, c'è una ricerca di domanda e offerta. La ricerca sulla metodologia nel senso che in base alla cliente sulle richieste viene qualificato l'elenco di testo del materiale e la disciplina della volontà. Gli utenti non fanno altro che sottrattarsi precocemente, lo scambio è fisico. Per avere abbiamo deciso anche uno scambio fisico. Primo per creare socialità, che noi siamo degli anni 70, che dovevamo curare l'inizio di un'epoca differente, e la comunità era finita, molto digitale, troppo allontanato, ovviamente ci ha aiutato. Quindi abbiamo detto, creiamo un servizio digitale che allo stesso tempo possa riavvicinare la comunità. E questo è il discorso dell'incontro fisico. Poi il discorso che non siamo in e-commerce, noi creiamo semplicemente un incontro, una piattaforma di network. Quindi le persone sono liberissime di cambiare, prestare, regalare, oppure vendere, per carità, tutto ciò che riguarda la filiera scolastica. Noi non andiamo appunto a mettere il suo guadagno, infatti il concetto non era quello, ma la condizione era cercare di trovare il risparmio. E questo servizio è tutto essere completo, ringraziamo tutti gli amministratori che sono adesso anche il suo possibile, se non saremmo qui a raccontarlo. E dopo due anni e mezzo siamo qui perché il servizio sta funzionando. Siamo presenti in 400 comuni, in 8 regioni italiane ormai. Molti comuni devono sempre più di aderire, come anticipavamo, molte associazioni che magari volgono un nostro effetto servizio si contattano, perché attraverso un nostro servizio che è digitale, molto familiare, diciamo lo scambio è semplificato. Genitori contattano ringraziandoci per quello che abbiamo creato, alcuni siamo più a livello nazionale per offrire questo servizio alle pubbliche amministrazioni e al progetto di un pubblico sociale che entra in vari settori. Parliamo anche tanto di economia circolare, che è mancato negli ultimi anni, cerca di aiutare soprattutto a livello scolastico i ragazzi e le famiglie per fare le cose a vivere. Diciamo che attraverso il nostro servizio abbiamo un esempio pratico concreto. È un discorso sociale, perché aiutiamo le famiglie meno clienti a cercare il posto di fare. Cosa pensiamo? Pensiamo che il studio è un diritto di tutti. Non debba essere limitato a un aspetto economico. E nulla, questo è la scuola, penso di aver spiegato diciamo, nella crescita perché è nato, quali sono i valori diciamo, di questa società nata da una famiglia, appunto la resistenza nostra, che è la resistenza del 90% delle famiglie italiane. Che sia questo il motivo per cui le banche definiscono un servizio di necessità, perché è un servizio che serve e viene cercato tra le colline. E ci dicono che è stata un'idea semplice ma genuina. In effetti questo è quello che vediamo anche noi nell'entrare sul sito, è molto semplice. E la gestione è veramente molto pratica perché uno va nell'istituto, nella classe di riferimento, nella sezione e
trova l'elenco dei libri aggiornati e può scegliere di decidere di acquistare o di proporre i testi. Credo che attraverso questo servizio e grazie a Lions abbiamo fatto un passo in più verso quello che diceva giustamente la dottoressa Girino, ovvero il servizio alle famiglie affinché il diritto allo studio sia realmente sempre più affermato e diventi l'occasione per una crescita culturale del nostro territorio, certo. Dottoressa? Certamente, e in più la maturazione che sta attorno a questa startup è legata al fatto che coinvolge e chiama le scuole e nello stesso tempo le famiglie a una collaborazione. Certo. Quindi il linguaggio che cambia proprio in funzione di usufruire del sistema informatico per instaurare dei rapporti umani, e questo è molto importante, molto utile e è una fonte di crescita per ciascuno di noi. Il confronto che noi abbiamo con voi, noi Lions abbiamo con voi famiglie, il confronto che noi Lions abbiamo con le amministrazioni, con gli enti pubblici, e ovviamente la individuazione di servizi che possono rendere positivo il vivere sociale, e questo è molto importante per noi. Il Lions International quest'anno ha proprio come obiettivo l'interazione tra la scuola e questa associazione, che è la prima associazione nel mondo come numero di soci, e quindi è un'associazione che ha un peso sociale non indifferente, per cui ci fa piacere che il Comune di Casale ci abbia coinvolti, proprio perché ci dà modo di realizzare un obiettivo lionistico. Certo. E questo è molto importante, ma al di là dell'obiettivo lionistico rimane valido il discorso che far crescere questa città per noi è molto importante, e conta molto non tanto il colore, non tanto la provenienza, non tanto le barriere che si vengono a creare, quanto i rapporti umani, e questo è molto molto importante. In effetti credo che sia molto positivo quanto sottolineato dalla dottoressa, perché una realtà comunale che si coinvolge con un'associazione privata che ha scopo come Lions e una startup, quindi mettiamo insieme il sociale, mettiamo insieme chi oggi opera realmente e ha percezione della necessità, quindi il comune serve a qualcuno, mette in moto delle realtà che possano essere di aiuto a quello che è in fondo la vita della gente. Il motivo per cui ci troviamo il 6 di agosto con 33 gradi all'ombra è proprio perché cerchiamo di essere il più possibile tempestivi nel confronto degli ordini che vengono fatti da parte delle scuole, e quindi i nostri amici hanno divulgato questa startup già da 2 anni ed è operativa in altri centri da 2 anni. Quindi sta a noi darci un pochino da fare. Sì, la domanda l'abbiamo posta anche noi quando ci siamo visti con una prima video, e mi pare che i coniugi dicessero che il periodo non è troppo avanzato, perché molti vanno a verificare, cercano di capire se trovano libri usati, come capita in molte famiglie, e poi ordinano quello che manca. Per cui, se ho capito bene, mi pare che fino a ottobre in genere la vostra esperienza... Sì. Guarda, se posso, perché anche appunto la mia esigenza personale, e quindi le dico personalmente, non ho praticato il mio figlio, ma molte famiglie non lo fanno, perché innanzitutto perché durante il discorso economico, perché non sembra mai, il carico che si ha, il raggiunto l'acqua, la testa materiale varia anche per 500-600 euro a figlio, a famiglia, nel senso che magari il giorno non si ha la capacità economica.
economica di acquisto si affretta l'ultimo minuto, quale c'è l'importo che comunque attenderà sopra e sarà disponibile in dati di usato, per esempio da un punto di vista personale sto attendendo, io uso il trasporto ovviamente, e il servizio comunque anche per quanto è attivo da 2 anni e mezzo, quindi abbiamo fatto i nostri attraverso la copia delle nostre statistiche o altro, il discorso solo di testi parliamo, va da maggio a novembre. Poi il servizio comunque lo comprende anche il materiale, nel senso che è un servizio attivo tutto l'anno, non è un servizio stagionale, ma un servizio che riguarda tutto l'anno scolastico. Per cui guarda veramente ciò che è molto più attivo contrario alla periodo di settembre la sostenibile che forse una volta che ai miei temi si preoccupava con mio amico e libreria costante e temi purtroppo sono cambiati anche da un punto di vista economico e da gente purtroppo deve anche aspettare magari la disponibilità di testo usato perché comunque non si ragazzi che magari devono comunque fare i debiti. C'è anche questo ragionamento, quindi si deve anche aspettare, c'è un certo inventato di sempre, ma non dire solo comunque che causa prezzi medi. Un service del Lions International, un service internazionale nel vero senso della parola, è il poster per la pace. Portare nelle scuole un titolo ai ragazzi delle scuole medie per poter farli disegnare sul tema che viene loro assegnato per disegnare la pace, per vedere come si immaginano in un disegno la pace e si svolge entro novembre. Quindi diciamo che questo è il periodo più operativo che c'è, apparentemente un po' faticoso per chi ha una certa età almeno, e comunque lo si deve fare, quindi sono diciamo punti nevralgici per noi Lions, ma mi accorgo che sempre di più il Lions è in sintonia con i bisogni della società e cerca di collaborare il più possibile, sia con le istituzioni sia con i privati. Non certo a scopo di lucro, su questo non ci piove, ma proprio per maturare una coscienza sociale. Il contatto con i dirigenti scolastici è fondamentale perché sono loro i veicoli dell'informazione nella scuola. Oltre che, devo dire, l'esperienza che mi sono fatta negli ultimi 2 o 3 anni è che ci sono degli insegnanti che partecipano veramente al bisogno di comunicare, di interagire, di creare legami e di accettare proposte importanti come la vostra. Io ho davanti agli occhi alcuni insegnanti che mi contattano quotidianamente con 2 o 3 WhatsApp e non ho ancora osato mandare il WhatsApp di questo servizio perché dico faccio almeno ancora una settimana di vacanza e poi mi lancio e le stimolo, ma veramente certo. È l'interazione con la scuola che è importantissima e noi ci auguriamo che sia interazione non solo con la scuola superiore ma anche con la scuola media inferiore, certo, ovviamente. Certo. E non solo con le scuole. Io provengo da un paese che comunque si ritiene la capitale del Monferrato, vi dico francamente, anche se è sulla riva del Po e quindi non contiene la parola Monferrato, ma coinvolgere anche le scuole gli amministratori dei vari gli amministratori e le scuole dei paesi vicini, certo. Secondo me è veramente un'idea geniale. Già l'ha fatto, sì. La vostra è un'idea geniale. Grazie. Grazie. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie ancora. Grazie. Ci sentiamo. Grazie. Buona giornata. Grazie.